Amici di Sardegna 1, ben ritrovati con Piatti di Sardegna. Quest'oggi ci troviamo in un paese chiamato Paese Museo, un paese ricco di murales, ve ne faremo vedere sicuramente qualcuno. In questo momento siamo all'entrata, proprio alle porte, in questo bellissimo giardino. La giornata è splendida, assolutamente vi faremo vedere non solo murales ma anche il piatto di oggi. Scommetto che alcune persone sanno già di cosa sto parlando, comunque per toglierci qualsiasi dubbio andiamo a scoprirlo. Bene, bentornati a San Sperate, io mi trovo in compagnia del signor Giorgio, buongiorno intanto. Buongiorno. Guardate cosa sta facendo per noi, forse, speriamo il signor Giorgio, sta rostendo un maialetto e un agnello. Intanto grazie, speriamo di passeggiare tutti insieme. Certamente, questo è per noi e per la gioia dei telespettatori. Bene, dove ci troviamo? Allora, ci troviamo in Sadomo dei Civicenti, è una casa tipica capitanese, e qua ci troviamo dove stavano gli animali e diciamo i locali dove si tenevano il fieno eccetera per loro. È stata gentilmente concessa dalla proprietaria attuale, che è Rita Lussu, e noi la ringraziamo sentitamente perché ci ha permesso di fare tutto questo che si vede e speriamo che si gusti. Assolutamente. E lasciamo il signor Giorgio alla sua attività per spostarci, guardate che splendida carrellata di prodotti, verso l'assessore all'agricoltura Fabrizio Madeddu. Buongiorno. Allora, buongiorno e benvenuti a San Sperate. Allora, San Sperate è il centro agricolo tra i più importanti della Sardegna e in assoluto anche del Campidano di Cagliari. Diciamo che sia la posizione centrale, le terre fertili lavorabili hanno favorito lo sviluppo e la coltivazione dei terreni di questo piccolo territorio. Per quanto riguarda l'agricoltura, sicuramente il prodotto principe dell'agricoltura locale è rappresentato dalle pesche, per le quali nel mese di luglio si viene realizzata la sagra delle pesche. Oggi non le abbiamo perché chiaramente non siamo in stagione, però ci sono altrettanti prodotti come l'arancia, i pomodori. Sì, infatti oltre alle pesche abbiamo altre produzioni, le produzioni ortofrutticole sono rappresentate in assoluto dalle nostre arance e poi dalla frutta e dalla verdura in genere. Faccio alcuni esempi per quanto riguarda i pomodori. Questi sono frutto di un'agricoltura condotta con tecniche di lotta integrata. Qui possiamo avere pomodori da insalata, pomodori a grappolo, poi un'altra varietà molto importante per San Sperate che è rappresentata dal Cammonium, e poi abbiamo di fronte la verdura di varie tipologie. Abbiamo quindi lo spinaccio, abbiamo quindi il radicchio, la riccia. E con l'assessore andremo quindi a scoprire quali sono i prodotti che hanno esposto per noi, per Piatti di Sardegna. Prima però vorrei presentare i figuranti in costume, il signor Francesco Collo e Roberta. Bene, li ritroveremo dopo, soprattutto il signor Francesco, che è anche presidente della Proloco. Continuiamo adesso con il programma, quindi assessore, venga. Iniziamo proprio dai formaggi, direi. Allora sì, oltre quindi all'ortofrutta, una importante fetta dell'economia locale rappresentata dalle produzioni artistiche. In questo caso quindi possiamo notare quindi il formaggio di pecora, e poi per quanto riguarda le produzioni artigianali vediamo quindi alcuni prodotti tipici locali rappresentati innanzitutto dal pane e poi dai dolci.
Allora, San Sperate mantiene fede alle sue tradizioni, tant'è che queste vengono tramandate di generazione in generazione. Per l'occasione abbiamo allestito questo tavolo grazie anche alla partecipazione delle attività produttive locale. Poi per quanto riguarda invece i dolci, anche questi messi a disposizione dalle realtà produttive locali, abbiamo svariate. Questi cosa sono? Quelli sono i pirichittus. Poi abbiamo amaretti. Abbiamo gli amaretti, le pardule, i bianchini, i guefusu, i spabassinas, che sono quelle là in fondo. Infine abbiamo la torta di sappa, che è diciamo un dolce caratteristico che viene consumato nei periodi delle ricorrenze di novembre. Allora, io sono molto contenta di presentare quest'oggi per San Sperate la cuoca ufficiale, la signora più simpatica di San Sperate. Signora, come si chiama? Ida. La signora è veramente uno spasso, lo capirete poi durante la puntata. Cosa ci presentate oggi? Oggi presentiamo la semola fritta. Bene, io vedo però tanti altri piatti. Sì, questa... Come tradizione noi abbiamo la panada, poi abbiamo i malloredus, abbiamo la fregola, fregola sarda, insomma, poi varie altre specialità, facciamo i ravioli, facciamo altre cose. Però noi oggi prepariamo la semola fritta. Oh, ecco, avete capito com'è chiara la signora. Quali sono gli ingredienti per preparare una semola fritta come la fa lei? Allora, intanto la semola, e ci vuole semola grossa, perché c'è semola fine, però noi usiamo la semola grossa. Poi i cipollotti e i ciccioli, che sono del lardo fatto a fettine, poi il rosolato. E il formaggio. E il formaggio qui. Formaggio. Non tutti mettono formaggio, però qualcuno lo mette. E questo è un momento che io preferisco, e anche e soprattutto le nostre signore che ci seguono a casa, le cuoche. Alla signora Ida consegno il grembiule ufficiale di Piatti di Sardegna, ma quanti grembiule ha avuto così? Ma così no, della Sardegna 1 no, però qualcuno ce l'ho. Signora Ida, ora lei è pronta per cucinare, vestita il nostro grembiule, ma ci vuole spiegare quali sono le fasi di preparazione della semola fritta? Allora, prima si mettono a rosolare il lardo, insomma, fatto a pezzettini. Poi aggiungo i cipollotti, si fanno rosolare un po', non devono dorare i cipollotti, devono rimanere morbidi. E poi si aggiunge un po' di acqua calda, il tanto che serve per cucinare la semola. E poi si cucina la semola, si cuoce un po' come il risotto. Ecco. Per quanto tempo? Ma pochissimo, 10 minuti è pronta. Quindi questo comunque è un piatto ricco? Sì, è un piatto ricco perché si faceva proprio, è un piatto povero diciamo come ingredienti, come lavorazione, però ricco perché dava molta sostanza sia il lardo e sia la semola. Ecco, ci incuriosisca un po', come mai proprio un piatto, ok, povero, però le origini di questo piatto le ricorda? Io so che se lo facevano quando a casa avevano i maiali, no, ammassavano i maiali, e allora tutte queste frattaglie di lardo, allora facevano queste cose. Che sono buone, quindi. È buonissimo, perché riempiva la pancia, ma con poca spesa. Ecco. E con gusto. E con gusto anche, soprattutto. Ben ritrovati, sono ora in compagnia del presidente della Proloco, al quale vorrei chiedere che sagre e manifestazioni organizzate a San Sperate anche per promuovere insomma tutti i vostri prodotti. Allora, la prima che avremo a metà giugno è un convegno sul miele che proponiamo appunto per la degustazione del miele con dei laboratori per far sì che questo prodotto venga assimilato nelle famiglie e conoscere come va preparato nelle famiglie. Viene abbinato anche ai formaggi? Verrà abbinato sia ai dolci, ai formaggi, ai vini, a tutto quello che, insomma, alle verdure in particolare. Mm.
Signora Ida, in confidenza, mi dica una cosa. Io ho sentito parlare spesso della panada che anche qui a San Sperate viene proposta. Lei che è una bravissima cuoca ed è la migliore delle panade, ci spieghi come viene fatta? Allora, intanto c'è la lavorazione della pasta, che è di semola di grano duro. Noi la lavoriamo sia con lo strutto e anche con un po' d'olio d'oliva. E quella è la pasta, l'involucro, diciamo. Invece il ripieno è fatta di carne d'agnello e si può fare con patate. Intanto la tagliamo, così facciamo vedere com'è anche all'interno. Patate, oppure anche carne piselli. Però abbiamo anche una tradizione di panada con le anguille. E come vedete anche per oggi il nostro piatto è pronto, la signora è stata veramente una cuoca molto brava e simpatica, grazie signora Ida. Grazie a voi, grazie. Quindi continuiamo i nostri ringraziamenti, chiaramente con il sindaco Antonio Paulis per essere stato il nostro contatto qui a San Sperate, il presidente della Proloquo qui dietro di me, gli assessori, l'assessore alla cultura, all'agricoltura, poi l'assessore ai lavori pubblici, insomma tutti gli assessori che hanno reso possibile questa puntata qui a San Sperate. Dai Piatti di Sardegna è tutto, ci vediamo domani, ciao!